Una bella iniziativa, oggi qui al Comune di Isola arriva il grande Gianni Rivera. Una iniziativa eccellente che si aggiunge alle tante che stiamo facendo in questi giorni. Gianni Rivera rappresenta la leggenda del calcio italiano e quindi siamo davvero orgogliosi di ospitarlo sul nostro territorio, e poi nei prossimi giorni ci sarà la selezione di questi ragazzi che avranno la possibilità di farsi scrutare ed osservare da questo grande del calcio. Sono piccole iniziative che però fanno bene alla comunità di Isola, soprattutto ai giovani che stanno qui nella comunità. Noi abbiamo la necessità di dare messaggi di speranza e questo di oggi è uno dei tanti messaggi, perché c'è la possibilità da parte di questi piccoli uomini, diciamo, che hanno tanti sogni nel cassetto, di essere osservati da un grande professionista al pari di quello che succede nelle grandi città. Quindi penso che sia un'occasione straordinaria da questo punto di vista. Che cosa è venuto a fare qui in Calabria? Mi hanno chiesto se potevo fare un salto in queste zone per cominciare a vedere se c'erano gli spazi perché potessimo far lavorare nel calcio ad un giusto livello tutti i ragazzi che vengono in questa zona, o che vivono o che vengono in vacanza, dipende. E poi l'importante è che abbiano delle qualità calcistiche che possano permettere a un tecnico, che potrebbe essere io ma possono essere anche altri, perché della mia accademia fanno parte diversi attori, e quindi vediamo che cosa è possibile fare, con la speranza di migliorare sempre di più nel campo della tecnica, nel campo della squadra e del comportamento, che sono tre cose fondamentali del mondo del calcio, e che da un po' di tempo a questa parte si vede che qualcosa sta mancando. Un campionato appena finito, ma ne partirà un altro tra qualche mese. Qual è il progetto che avete in mente per la GSD Isola Caporizzuto? Allora, visto le vicissitudini dell'anno scorso, perché abbiamo avuto purtroppo dei passaggi che dobbiamo dire anche obbligati, abbiamo dovuto rifare un po' il tutto, quindi il campionato iniziato avevamo delle difficoltà enormi, abbiamo rifatto il tutto, compreso il mio incarico, anche se io sono stato sempre dietro le quinte, però effettivamente abbiamo dovuto rivedere un po' tutta la situazione. Ci siamo salvati per l'altro, dove, cioè, per noi non ci siamo salvati, ma abbiamo vinto un campionato, perché effettivamente avevamo poi allestito una squadra abbastanza mediocre, per non dire buona, e una serie di vicissitudini, non voglio infierire contro gli arbitri, però sotto certo aspetto ci avevano messo in mezzo, insomma. Alla fine ce l'abbiamo fatta, siamo andati a vincere a Cosenei, a campo fuori casa, e abbiamo vinto anche i play-out. In virtù di questo ci siamo riposati 2 o 3 giorni, non di più, e come vede, io quanto a me ho un nuovo direttore sportivo, e allora diciamo che stiamo cominciando a partire dal direttore sportivo e chiudere poi la parte tecnica, che è tutto l'organico. Quali sono le ambizioni che porterai qui a Isola Caporizzuto? Allora, comunque di base sappiamo quello che è successo scorsa stagione, che per forza di cose ha portato comunque a una stagione portata a buon fine con tutte le difficoltà del caso. Noi, specialmente io in primis, abbiamo un progetto ambizioso, comunque di far risalire il nome di questo paese in alto, valorizzando gli under, facendo un campionato comunque di buon grado, e ci saranno pure iniziative per quanto riguarda il settore giovanile, che manca da un bel po' di tempo qui nella rosa dell'isola, ci sarà un'affiliazione importante con un club professionistico.